Dopo il recente investimento di una donna di 69 anni sulla strada regionale 10, travolta da un'auto mentre si trovava sulle strisce pedonali nel centro abitato del Palucco, i residenti tornano a chiedere interventi urgenti per incrementare la sicurezza per i pedoni. Ogni giorno al Palucco, dove ci sono anche una farmacia e una panetteria, decine di migliaia di mezzi tra auto, camion, moto e autobus transitano a pochi passi da un marciapiede sconnesso e ribassato rispetto alla carreggiata, creando una situazione di pericolo ormai non più tollerabile. Ora siamo con Giuseppe De Mita, che poi è lo storico presidente della circoscrizione del Palucco, che ci spiega perché ancora oggi ci sono molti problemi sulla viabilità e in particolare problemi di sicurezza per i pedoni che non solo abitano qui, ma che parcheggiano, attraversano la strada per venire nelle due attività commerciali presenti. Guarda, i problemi sono nati quando c'era ancora assessore all'urbanistica l'avvocato Brignoni, quindi parliamo di parecchi anni fa. Certo, ovviamente il traffico, come ovunque, è aumentato tantissimo e qui cercavamo di trovare delle soluzioni, anche perché è l'unica zona in cui ci sono i negozi e quindi anche il traffico locale veniva tutto concentrato qua. E purtroppo, diciamo, almeno una volta al mese c'era un incidente e ce ne sono stati anche dei mortali incidenti. Abbiamo continuato a sollecitare, abbiamo anche cercato di avere nel frattempo, proprio per anche il traffico pedonale, avere la possibilità di avere il capolinea del bus, che adesso si ferma la Canova, farlo venire fin qua per evitare la gente lungo la strada. Anche lì, porte chiuse, non siamo riusciti ad Ecco, ottenere. parliamo di quanti anni da quando avete iniziato, con Allora, questa lei tenga presente richiesta? che c'era sindaco il professor Voglino, poi è subentrato l'avvocato Brignolo, poi è subentrato Rasero e adesso c'è di nuovo Rasero, quindi sono più di 10 anni, Sì, diciamo quindi è 15. una quindicina d'anni. Edoardo Gecai, che è il panettiere del Palucco, i suoi clienti cosa le dicono di questa situazione che in effetti è rischiosa anche per loro che devono attraversare la La strada? situazione è drammatica, nel senso che qui purtroppo lei vede che passano tante macchine, però nessuno si ferma. Quindi l'altra sera, l'altra settimana è scappato quasi il morto perché l'ha investita una signora. Poi qui la sera è drastica la cosa perché non si vede niente. È buio totale, quindi chi guida un po' non vede, un po' va veloce, allora succedono queste cose. Rosanna Pigella, la titolare della farmacia del Palucco, una delle due attività che danno proprio sulla strada. Quali sono le problematiche, dal vostro punto di vista dei vostri clienti? Allora, le problematiche fondamentali sono la sicurezza, è la problematica numero uno dal quale scaturiscono tutti gli altri problemi. L'attraversamento pedonale, che come vede abbiamo due attraversamenti pedonali, ma non sono assolutamente segnalati, quindi vorremmo insomma che fossero segnalati e ben visibili, soprattutto anche di notte, perché di notte l'illuminazione è veramente inesistente. Noi non parcheggiamo la macchina qua, parcheggiamo la macchina poco più distante e alla sera per andare alla macchina io devo accendere la pila del cellulare perché non vedo dove metto i piedi. Quindi lei capisce, l'illuminazione è inesistente e delle persone che devono attraversare in questa strada, dove tra l'altro dovrebbe esserci un limite di velocità, ma nessuno lo rispetta, è un terno al lotto. I residenti e chi lavora a ridosso della strada chiedono all'amministrazione Rasero di intervenire per realizzare tutte le nuove infrastrutture attese da almeno 15 anni, una nuova rotatoria nei pressi delle villette costruite al di là della strada, nuovi marciapiedi più sicuri, ma anche interventi più snelli come ridisegnare le strisce pedonali e dotarle di adeguata illuminazione.